Sono Luca Bizzarri, questo è un podcast di Cora Media e si chiama Non hanno un amico. 7 quintali. È difficile immaginarsi 7 quintali. Una Fiat 500 pesa 7 quintali, più o meno. Ecco, ora immaginiamo 7 quintali d'amore. Sono tanti. Un amore solo non basta per fare 7 quintali. Quanti amori saranno? Ho fatto il calcolo. 7 quintali sono a spanne 7.000 storie d'amore. È stato facile? È bastato dividere 7 quintali per 100 grammi, che è quanto pesa un lucchetto. Uno dei 7.000 che il comune di Roma ha rimosso tra Fontana di Trevi e il Pantheon. Quei lucchetti erano promesse d'amore eterno, ispirati dal libro di Federico Moccia, 3 metri sopra il cielo, che tra i vari disastri ha dato anche inizio a questa tradizione, alla consacrazione di un amore legando un lucchetto alla catena di Ponte Milvio o ad altro, perché poi è cominciato a succedere anche in altre città, in tutto il mondo. A Bologna sono attaccati alla catena di un canale in centro, a Parigi nei ponti sulla Senna, a Genova no, non ce li abbiamo i lucchetti. A Genova l'amore è l'unica cosa che non chiudiamo a chiave. Naturalmente, dopo aver chiuso il lucchetto, lei, la chiave, andava buttata, perché quell'amore lì non finirà mai. Durerà sempre, sempre, fino quasi a diventare niente, come recitava una delle più belle canzoni del Novecento, ingiustamente passata quasi inosservata. Vabbè. E alla fine sono arrivati i vigili, come nei migliori film dove il cattivo ha una divisa addosso e un rigore estetico da rispettare. I vigili hanno divelto tutte quelle storie d'amore, le hanno portate in fonderia, dove verranno sciolte l'una nell'altra, avviluppate e fuse, diventando qualcos'altro, qualcosa di diverso magari dall'amore. Ed è meraviglioso pensare a tutte quelle storie d'amore trasformate in qualcos'altro, in martelli o in cacciaviti, o magari in altri lucchetti che stringeranno altre storie, o più prosaicamente chiuderanno gli armadietti delle nostre palestre. Ma le mani che hanno chiuso quei lucchetti, chissà che fine hanno fatto, chissà se hanno fatto la stessa fine, anche loro estirpate e disciolte in altro, in altri amori, chissà se qualcuno ha cercato di ritrovare la chiave prima, una notte ubriaco, per sancire personalmente la fine di una storia che mica doveva finire così, cazzo, dove l'ho messa quella maledetta chiave? Chissà di quelle 7.000 storie quante sono rimaste storie e quante sono diventate solo lucchetti senza chiave. Solo l'amore, in fondo, incasina chimicamente il nostro cervello così da farci fare cose insensate, come credere che quel lucchetto non lo staccherà mai nessuno, convinti che le promesse siano fatte per essere mantenute, rifiutando l'idea che una promessa mantenuta è un'eccezione, che se ti dico lo giuro è perché non sono così sicuro di riuscire a farlo, sennò che bisogno ci sarebbe? Perché alla fine poi il lucchetto è la cazzata più lieve, quella meno invasiva, la più innocua. Meglio lucchettare un ponte che dividere i beni, rinunciare a carriere, intestare case. Perché ai lucchetti ci pensano i vigili, al resto ci pensano i giudici e a volte pure, purtroppo, i carabinieri. 7 quintali di lucchetti che non ci sono più. 7 quintali d'amore volati via, insieme alle frasi scritte sui muri, alle citazioni delle canzoni d'amore, che quando le leggi sono più banali di quando le canti, e in questo la musica fa quello che fa l'amore, perché l'amore è una musica che rende interessanti le parole vuote, che rende emozionanti le giornate noiose, rende vere le bugie che ci raccontiamo, come rende prezioso un lucchetto di ferro, che forse è meglio che lo portino via i vigili, meglio che restare lì a far ruggine a forza di prendere pioggia. Per non perdere gli episodi di questa serie, clicca il tasto segui e soprattutto attiva la campanellina. E se ti va, metti 5 stelline su Spotify. Le stelline e le campanelline. A domani! Per commenti o suggerimenti, scriveteci a nonhannonamico@gmail.com o nonhannonamico@coramedia.com. Non hanno un amico è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media. È scritto da Luca Bizzarri con Ugo Ripamonti e la collaborazione di Manuela Mazzocchi.
La cura editoriale è di Francesca Milano. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Filippo Mainardi. Il producer è Alex Peverengo. Le fonti dei contributi audio sono indicate nella sinossi.